Bene, sono trascorsi 2 minuti accademici, io do il buongiorno a tutti, buonasera quasi ormai, benvenuti al primo di questi tre incontri sull'approfondimento dedicato al mercato americano. Doing Business in USA, cultura, commercio e investimenti organizzati da Confindustria Lombardia, la Federazione Confindustriale Lombarda, che raggruppa tutte le associazioni industriali lombarde della Lombardia, l'agenzia ICE e lo studio Rödl & Partner. Do la parola subito alla collega dottoressa Candu, Alina Candu, responsabile internazionalizzazione di Confindustria Lombardia, politiche industriali e competitività, per il suo saluto. Prego. Buongiorno, dottoressa Paola, grazie mille. Per me è un vero piacere introdurre il primo webinar di ciclo di incontri di approfondimento dedicati al mercato USA. Dal titolo, come potete vedere, Doing Business in USA, cultura, commercio, investimenti. Porto anche calorosi saluti da parte del segretario generale, dottor Dario Voltattorno. Come sappiamo, nonostante gli effetti negativi della pandemia, l'anno 2021 comunque ha confermato l'importanza del mercato statunitense per le imprese italiane, ma in particolare per le imprese lombarde. Tuttavia, però, sappiamo che l'attrattività del mercato statunitense nasconde non poche difficoltà per le nostre imprese, quindi alcuni ostacoli come l'assetto federale, modelli culturali diversi, modelli di business differenti. Per questo motivo, questo ciclo di webinar si propone di affrontare, grazie ai contributi dell'Istituto per il Commercio Estero USA e dello studio Rödl & Partner, i principali aspetti legati alla cultura, al commercio e agli investimenti negli Stati Uniti. Intanto, per fornire ai partecipanti strumenti utili per approcciare al meglio il mercato statunitense. In questo primo webinar cosa troviamo? Verranno trattati aspetti politico-economici e regole di engagement, mentre nelle prossime settimane, e nello specifico il 6 e il 20 aprile, si parlerà di opportunità di business e di fiscalità di impresa nel quadro delle riforme Biden, sappiamo che ce ne sono, e i relativi aspetti legali. Al termine del primo ciclo di tre webinar un pochino più generici e di approfondimento, diciamo, degli aspetti legali, normativi, fiscali, verranno poi proposti, sempre per le nostre imprese, sulla base delle specializzazioni produttive delle aziende lombarde, approfondimenti su tre temi, tre ambiti di interesse per il mercato USA. Per ora stiamo solo ipotizzando alcuni come meccatronica, arredamenti tessili, agri-food. Andremo a confermarli successivamente, ma sappiamo che verranno organizzati nel mese di maggio. Questo ciclo di webinar è stato organizzato, come si è già accennato, da Confindustria Lombardia insieme alla rete ICE, Istituto Commercio Estero USA, e lo studio Rödl & Partner, che ringraziamo per la proficua collaborazione. Ricordo inoltre che Confindustria Lombardia e l'associazione federale che raggruppa e rappresenta 9 associazioni territoriali lombardi del sistema confindustriale, oltre ad ANCE Lombardia. L'iniziativa dunque nasce dalla volontà e su proposta del Comitato Tecnico Mercato e Internazionalizzazione di Confindustria, composto da funzionari delle associazioni territoriali, che supportano tutti i giorni le imprese lombarde su diversi temi, tra i quali i processi di internazionalizzazione. Ci tengo quindi molto anche a ringraziare queste associazioni territoriali di Confindustria per il lavoro di supporto e di promozione dei webinar. Ripasso adesso la parola alla dottoressa Paola Grassi, che voglio peraltro ringraziare. Lei è il nostro referente tecnico del Comitato Mercato e Internazionalizzazione, ovviamente è funzionario con responsabile area economia di impresa, internazionalizzazione e innovazione di Confindustria Com. È la nostra cara moderatrice di questo incontro. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille Alina, grazie dottoressa Candu davvero per la presentazione. Io do avvio subito agli interventi e lascio subito la parola
al dottor Antonino Laspina, direttore ICE di New York e coordinatore dell'ufficio ICE di tutta la rete statunitense. E lo ringrazio ancora per davvero aver condiviso e accolto con noi questo obiettivo di realizzare questo ciclo di incontri. Grazie ancora davvero, dottore. Prego. Intanto grazie a lei, dottoressa Grassi, grazie alla dottoressa Candu e grazie a Confindustria Como e Confindustria Lombardia per questa opportunità di collaborazione, di partnership che consente di attivare un dialogo tra l'ufficio ICE di New York e gli altri uffici della rete con un sistema territoriale, imprenditoriale, industriale che, come già stato anticipato dalla dottoressa Candu, sul mercato americano ha una presenza molto significativa, molto importante ed è quindi assolutamente interessante poter allargare quelle che possono essere, diciamo, le attività del sistema industriale della Lombardia su un mercato come quello americano che presenta delle peculiarità, anzi elevate peculiarità. E qui vorrei soffermarmi sul fatto che appunto questo mercato anche nell'era della globalizzazione ha mantenuto degli aspetti di specificità e di peculiarità di cui le nostre imprese devono assolutamente tener conto. Si parla sempre di difficoltà che ci possono essere per le nostre imprese ad entrare su questo mercato per una serie di ragioni. Molto spesso vengono portate all'attenzione le normative, le rigorose normative che regolamentano l'accesso delle imprese, le certificazioni, il sistema dell'FDA, il sistema molto spesso difficile, diciamo, da assimilare dell'interazione che esiste tra le normative federali e le normative statali, la differenza molto spesso che esiste anche tra i vari stati relativamente ai sistemi di distribuzione di alcuni prodotti, in particolare quelli per esempio alimentari o piuttosto quelli dell'alcol, dei farmaci e via di seguito. E tuttavia un mercato che per l'Italia costituisce il mercato di riferimento al di fuori dell'Unione Europea, come dimostrato dai dati che ci ha consegnato il 2021 e che ha visto l'Italia crescere in termini di valori di export in dollari sul mercato americano di circa il 20% rispetto all'anno del 2020, anno che è stato caratterizzato pienamente appunto dal Covid, e con valori che sono andati anche ben oltre quelli del 2019, anno che aveva registrato il più alto livello di export del sistema Italia su questo mercato. Nel 2021 sostanzialmente l'Italia ha, godendo di quello che i tecnici chiamano rimbalzo, ma secondo me siamo andati ben oltre il rimbalzo, ha potuto raggiungere più di 62 miliardi di dollari di export con un surplus commerciale, ed è questo un dato molto importante, di circa 40 miliardi di dollari, di un surplus che l'Italia realizza su quel mercato, quindi in qualche modo smentendo a volte quelle opinioni diffuse nel cittadino italiano, nel cittadino comune, che il mercato italiano sia invaso da beni di provenienza statunitense. La verità invece è che noi appunto realizziamo valori che non hanno riscontro su altri mercati a livello internazionale con un surplus di circa 40 miliardi. La cosa più importante che però vorrei portare all'attenzione di quanti ci ascoltano, delle imprese sono costituiscono l'audience di questo ciclo di seminari, è che siamo in presenza di un mercato che è capace di soddisfare le esigenze imprenditoriali di chi opera nel settore dell'aerospazio, della robotica, dei sistemi più sofisticati e tecnologicamente più avanzati, con soddisfazione che viene data a quei prodotti anche del settore agroalimentare cosiddetto di nicchia che difficilmente in altri mercati riescono a trovare uno sbocco. Quindi è un mercato che chiamerei aperto, sebbene sia regolamentato da tutta una serie di misure che sono davanti agli occhi degli imprenditori. E cito di nuovo questo sistema della Food and Drug Administration per quanto riguarda i prodotti, diciamo, agroalimentari.
e i prodotti che riguardano la persona. Alla fine del 2021 il mercato ci ha consegnato valori in crescita, per esempio nel settore del food e del vino, con un livello che si è portato sopra i 6 miliardi di dollari ed eravamo a 5,4 alla fine del 2019. Il sistema moda nella sua complessità, nella sua interezza, diciamo, ha raggiunto ben 12 miliardi di dollari ed erano 9 miliardi alla fine del 2019. Il sistema della meccanica è cresciuto anche questo notevolmente rispetto ai valori del 2019, superando ormai 14 miliardi di dollari. Qualche sofferenza hanno continuato a patire il sistema della chimica e della farmaceutica, tuttavia nel complesso possiamo quindi dire che il mercato ha riconosciuto al prodotto italiano un posizionamento assolutamente interessante. Qui ci sono state anche delle dinamiche importanti da considerare. Si è trattato comunque di un anno in cui l'economia statunitense è cresciuta di circa il 5,7%, quindi più o meno allineata sui valori dell'Italia, ma costituiva questo un tasso di crescita che era il più forte dal 1984. Ora, le previsioni su questa economia sono naturalmente legate a tutta una molteplicità di fattori, tuttavia cerchiamo di attenerci a quello che potrebbe essere, diciamo, un dato che trova d'accordo molte istituzioni che operano nel settore delle previsioni economiche, che dà all'economia americana per il 2022 una crescita attorno al 3%. Si tratta comunque di un livello di crescita interessante che potrebbe assicurare, se non i livelli di crescita che abbiamo registrato nel 2021, degli interessanti consolidamenti per quanto riguarda i nostri settori più importanti. Soprattutto per una regione come Lombardia, che presenta una vasta gamma di specializzazioni merceologiche che vanno, come ho citato prima, dal settore aerospaziale, passando per tutti i sistemi più sofisticati di robotica e di macchine per la lavorazione dei diversi materiali, metalli e via di seguito, per arrivare poi anche dalle specialità alimentari, che costituiscono anche un elemento di pregio, passando anche attraverso poi le espressioni del design del mobile e naturalmente anche di quelle forme di espressione della moda che sono tanto collegate alla città di Milano. Abbiamo quindi uno scenario che, insisto, al netto di fattori che potrebbero presentare poi una serie di difficoltà crescenti, risulta essere positivo. Per quanto riguarda le nostre imprese, il problema più importante che si presenta davanti è quello di saper cogliere le dinamiche veloci che ci sono all'interno di questa economia, di questo paese che costituisce un continente con tutte le sue diversità, perché va saputo analizzare, deve essere analizzato con queste diversità, soprattutto in alcuni comparti. Certe abitudini alimentari non si possono estendere a tutti i territori, certi stili di vestire, di consumo della moda sono molto diversificati e molto vari da Chicago a Miami, da Miami rispetto alla California. Anche i sistemi dell'abitare, del living, differiscono naturalmente fortemente condizionati da realtà metropolitane o da realtà che sono anche collocate in una fascia, diciamo, di clima molto più vicina ai tropici o comunque alle fasce di clima diverse, e insisto qui anche rispetto a Chicago o altri territori, dove per esempio in questo momento posso dire anche come a New York si registrano delle temperature che sino a due giorni fa erano meno 6 gradi al mattino, con dei territori nella fascia sud degli Stati Uniti che già sono in una primavera inoltrata, se non addirittura con temperature estive. Dico tutto questo perché è importante che per un'ulteriore crescita le imprese italiane, le imprese lombarde vadano ad affinare la conoscenza specifica di questo mercato, tenendo conto appunto di alcune tendenze, macro trends che si devono considerare. In questo contesto, per esempio, è il caso di evidenziare come
una città come New York rimane pur sempre il landing pad, cioè la piattaforma di atterraggio per una moltitudine, diciamo, di settori e di imprese, ma l'invito che deve essere fatto e che deve essere poi, diciamo, portato all'interno di un progetto è quello di esplorare nuovi territori, nello specifico le grandi metropoli del Midwest, il triangolo del Texas costituito da Dallas, Houston e da Austin, esplorare anche possibilità all'interno dell'Arizona con la città di Phoenix, capire quali sono, diciamo, le dinamiche anche all'interno di uno stato come la California, dove è vero che alcune attività si spostano da San Francisco verso il Texas, ma è anche vero che molte attività lasciano San Francisco per dedicarsi ad attività lungo la costa, quindi c'è anche non più la Silicon Valley, ma c'è anche una Beach Valley che sta attirando una serie di attività, soprattutto quelle che sono più orientate sui temi della sostenibilità, della tutela ambientale e via di seguito. Abbiamo una condizione nuova di mercato che si andrà a determinare nel momento in cui verrà messo appunto il cantiere della cosiddetta Bidenomics, che partita con la richiesta di cifre che superavano i 3.000 miliardi, oggi si attesta magari su risorse che superano di poco i 1.000 miliardi, ma sappiamo che una politica federale con queste risorse può determinare, oltre che un profondo cambiamento all'interno della struttura economica del paese, anche delle interessanti opportunità per le nostre imprese. Il piano di Biden è stato definito e configurato come un piano destinato allo sviluppo delle infrastrutture, alla modernizzazione delle infrastrutture, di qualsiasi tipo di infrastruttura l'economia abbia bisogno. Più semplicemente viene chiamato una specie di Build Back Better, una specie di recovery plan, la possibilità che si vada a rifocalizzare alcuni obiettivi importanti della politica federale con riferimento alla possibilità che si dia di nuovo vigore a questa economia, soprattutto intervenendo su alcuni, diciamo, difetti che la fase del Covid, l'esplosione del Covid ha evidenziato, e qui intendo riferirmi alle problematiche delle supply chain e anche alle problematiche, diciamo, del reshoring, che deve essere assolutamente guidato dal governo federale per assicurare quella sicurezza nazionale che la fase del Covid ha visto come essersi attenuata nel corso degli anni. I punti principali di questa strategia naturalmente sono tanti, io ho provato con il mio team a semplificarli. Uno di questi è il Buy American, che però deve essere inteso come non una politica assolutamente autarchica, ma un Buy American che vede naturalmente capifila i grandi players dell'economia americana, che poi devono assolutamente tener conto e far conto di quello che è tutta la catena di supply chain che si devono andare a ricostituire per recuperare, come dicevo prima, la sicurezza nazionale. Quindi questo non significa che non ci siano spazi nel Buy American per aziende straniere. Naturalmente gli spazi saranno per le aziende di quegli stati che fanno parte di un sistema che si identifica con il sistema di alleanze, diciamo, del governo americano. E anche l'altro aspetto, quello del Make It in America, è sostanzialmente un invito a gruppi industriali che operano al di fuori, al momento operano al di fuori degli Stati Uniti, a considerare le politiche che verranno messe in atto per attivare questa attrazione di investimenti sul mercato americano. Al riguardo vorrei dire che noi abbiamo attivato nel corso, nella seconda parte del 2021, una serie di seminari con le commissioni economiche di alcuni stati, nello specifico il District of Columbia, Pennsylvania, New Jersey e la città di New York, per presentare agli imprenditori italiani quali sono, diciamo, le facilitazioni fiscali che sono previste da questi stati, e intendiamo proseguire nel corso dell'anno con altri stati che andremo ad individuare come fortemente interessati all'insediamento di imprese italiane, sia in termini di attività produttive che in termini di attività commerciali.
È chiaro che dentro questo progetto c'è anche una forte spinta all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo. Si parla di circa 300 miliardi che sono destinati a quelle imprese che vorranno accettare le sfide che ci sono davanti al sistema economico americano con riferimento, per esempio, ai nuovi materiali, all'intelligenza artificiale e anche a tutte le problematiche che sono legate poi all'esplorazione spaziale, che sappiamo può essere importante per gli effetti che può avere in termini di sicurezza nazionale. Allora, un piano come questo certamente costituisce per le imprese italiane una grande opportunità. Parlavo infatti del fatto che bisognerà riportare alcuni punti gangli centrali di alcune supply chain sul territorio americano. Il reshoring in parte sta avvenendo per effetto naturale, sarà secondo me uno dei temi dominanti della politica dei prossimi anni per assicurare alle imprese americane quelle facilitazioni che consentiranno a loro di attenuare la dipendenza dai centri produttivi della Cina o di altri paesi dove siano insediati negli ultimi 20 anni, per cercare anche di creare lavoro. Ecco, labor, cioè quindi lavoro è una delle preoccupazioni dell'economia di Biden. Ma su tutti sta, diciamo, come un ombrello il concetto di questa amministrazione di distribuire i nuovi insediamenti industriali o di rilanciare attività industriali un po' su tutti i territori americani in una logica di inclusione di quelli che sono rimasti indietro. Come voi sapete, il 2020 e 2021 ha evidenziato tutta una serie di problematiche sui temi dell'inclusione in termini, diciamo, di gruppi etnici, della inclusione in termini di nuovi e vecchi americani, di quanti sono arrivati da poco e quindi hanno delle difficoltà ad inserirsi, le problematiche tra le metropoli diciamo più consolidate di vecchia data, le nuove metropoli che si stanno andando a realizzare, le nuove dinamiche, questo anche con riferimento al fatto che la distribuzione di queste attività dovrebbe creare ricchezza e soprattutto contribuire alla crescita di talenti che non andranno a concentrarsi, come sino ad ora è successo, nei grandi centri delle due coste, in qualche centro nel Texas, ma dovranno, diciamo, trovare possibilità di esprimersi anche attraverso centri di ricerca e centri manifatturieri distribuiti su tutto il territorio. Per le imprese italiane che ad oggi sono state abbastanza attive e pronte nel saper cogliere queste dinamiche, questi fenomeni del passato, come dicevo, è un'altra occasione. Da un'indagine che noi abbiamo condotto, abbiamo rilevato che sono circa 30 gli stati interessati da investimenti di imprese italiane, grandi, piccole, medie, di ogni dimensione, perché a volte per un'impresa nel settore del tecnologico non è tanto importante la sua dimensione quanto il contributo che può fornire alla messa a punto di un sistema più grande, di una supply chain che poi può trovare sbocco in alcune espressioni dell'intelligenza artificiale, dell'auto intelligente, dello space economy, dei nuovi sistemi, diciamo, di lavorazione di materiali e via di seguito. Quindi da questa politica americana sicuramente una spinta sia in termini di crescita dell'export per alcuni settori, sia in termini di opportunità di investimento, che sono naturalmente delle formule che vanno di pari passo, perché sappiamo benissimo che in molti casi l'investimento produttivo poi attiva un effetto trascinamento per quanto riguarda i flussi di export che possono venire dai nostri paesi. Ci sono alcune dinamiche che sono intervenute sul mercato nel corso del Covid. Per esempio, importantissimo è quello dello sviluppo dell'e-commerce, che tocca tutti i settori. Quindi molti degli approvvigionamenti anche dei grandi gruppi industriali, di quelli che hanno necessità di tecnologia, di forniture tecnologiche, ormai passano anche attraverso un più ampio uso dei sistemi digitali. La grande rivoluzione tuttavia è intervenuta per quanto riguarda il sistema dei beni di consumo, i beni per la persona, i beni per la casa.
Amazon ha moltiplicato notevolmente, diciamo, il proprio ruolo e il proprio fatturato, ma è tutto il sistema americano che sul sistema dell'e-commerce è cresciuto notevolmente, e questo ha toccato anche, per esempio, il sistema del food, dell'approvvigionamento, sia attraverso il digitale, sia attraverso il digitale della fornitura per la casa, che è tornata in alcune fasce di popolazione americana ad essere per la prima volta, è stata per la prima volta un punto dove si è cucinato, diciamo, si è preparato il cibo per l'alimentazione quotidiana, ma soprattutto sono stati, diciamo, anche i grandi players della distribuzione che hanno attivato, da Walmart a Costco e tutti gli altri gruppi più o meno piccoli, un'attività parallela per quanto riguarda il sistema digitale. E qui sono stati anche molto reattivi i players del sistema moda. Noi nello specifico abbiamo realizzato l'anno scorso un'attività di collaborazione con Saks Fifth Avenue, e l'abbiamo individuato Saks Fifth Avenue come il partner non solo per la sua tradizione e la sua capacità di business, ma proprio perché è stato tra i primi ad entrare nel canale delle vendite di e-commerce, delle vendite digitali, che per noi costituiscono, diciamo, una garanzia per il futuro, perché sempre di più la cultura di operare sui due canali dell'online e dell'offline dovrà caratterizzare le nostre imprese. E questo anche con riferimento, come dicevo prima, a chi fornisce poi dei sistemi anche tecnologici, dei sistemi di macchinari. È un mercato quindi che ha del cosiddetto grande change al proprio interno, un change che, insisto, è attivato da misure federali, ma è attivato anche da dinamiche che sono all'interno di questo mercato, sono, diciamo, delle dinamiche che lo caratterizzano. Per esempio, una dinamica che lo caratterizza è lo spostamento, a seconda dei cicli e delle fasi economiche, di milioni di persone da un territorio all'altro. E in questo momento il Texas diventa una forma di catalizzatore di questo tipo di fenomeni. Il Texas, con i suoi valori che lo portano ad essere la decima economia del mondo, non è più l'oil state, è diventata un'altra realtà, è diventata un'altra economia molto più diversificata, molto più, diciamo, articolata, e su questo stato appunto stiamo andando a concentrare tutta una serie di attività, sia con riferimento alla promozione delle tecnologie, mi riferisco alla space economy oppure delle scienze della vita, o anche di altre tecnologie, per esempio per l'agricoltura, ma intendo anche riferirmi al Texas come mercato di sbocco per i beni di consumo italiani, e questa volta non semplicemente per andare a soddisfare, diciamo, una classe media, ma al contrario invece andare a soddisfare quelle fasce di mercato che stanno traendo vantaggio da questo riposizionamento del Texas nell'economia mondiale, e che possono andare a soddisfare i bisogni delle nostre imprese che sono posizionate nelle fasce più alte di mercato. Questo con riferimento al sistema del design, del furniture, con riferimento al sistema del food e con riferimento al sistema naturalmente della moda. Per tutti valga il fatto che la catena Italy, che opera sul mercato statunitense con diverse postazioni, proprio nel corso del periodo della pandemia ha aperto a Dallas questo modello, diciamo, di introduzione articolata e molto integrata della food e del wine italiano, con interessanti risultati. Peraltro noi stessi, come ICE, abbiamo portato avanti una serie di attività di educational nel sistema, diciamo, del food e del vino, con interessanti risultati. Quindi una economia americana che cambia, e così come cambia per esempio le prospettive della Florida, che comincia ad uscire in termini di reputation e di identità come il territorio dove potrebbe esserci interesse per il settore della nautica per via delle grandi manifestazioni del suo settore, o come mercato per soddisfare le esigenze dei latini che si sono insediati in Florida. Oggi la Florida diventa anche un catalizzatore degli interessi economici di varia natura, non solo con riferimento al terreno, diciamo, al territorio, alla regione che sta nel sole, che attirava i pensionati di tutto il sistema americano, ma al contrario invece diventa un catalizzatore di attrazione dei giovani, di quella fascia di
players e di consumatori che sono interessanti per un ulteriore sviluppo della nostra economia su questo mercato. E quando parlo di giovani, parlo dei più giovani tra i millennials e la generazione Z, che deve essere attenzionata molto più di quanto si faccia con riferimento al mercato italiano o al mercato europeo, perché è una generazione che arriva sul mercato del lavoro molto prima di quanto arrivino gli stessi coetanei sul mercato italiano e sul mercato europeo, che genera reddito e che quindi genera anche elevati livelli, diciamo, di consumo per alcune fasce del Made in Italy, molto prima di quanto lo possono fare i coetanei europei. Quindi anche qui l'invito a capire quali sono queste dinamiche sociali dentro questo mercato, perché è da una tempestiva, diciamo, azione che si farà su queste categorie di consumatori che si costruiranno le basi per il futuro. Dovremmo cercare di ripetere la stessa attenzione che abbiamo sviluppato quando sono arrivati, diciamo, ad essere consumatori prima i baby boomers, poi i millennials. Ecco, oggi la sfida è con questi nuovi soggetti sociali che presentano delle caratteristiche molto diverse rispetto a, come dicevo prima, al loro posizionamento nella società, nell'economia, diciamo, dei consumi europei, e che pertanto, appunto per questo, devono essere attenzionati già sin da ora. Sono quindi considerazioni che vanno fatte su un mercato che presenta, come dicevo, delle importanti opportunità, ma presenta anche delle diversità. Diversità che riguardano anche, per esempio, un'attenzione forte che ci deve essere per lo sviluppo di nuovi modelli di business per interagire con il sistema americano. Molti dei mercati che negli ultimi anni hanno attirato l'attenzione dei nostri imprenditori sono mercati che definisco di consumatori, dove sostanzialmente il ruolo della rete distributiva passa in secondo piano. Intendo riferirmi per esempio a mercati come quello della Russia o come quello della Cina, dove molto spesso l'imprenditore della distribuzione era anche molto improvvisato, cercava di cogliere quelle che sono le opportunità che il mercato offriva. Sul mercato americano comanda la distribuzione, una distribuzione consolidata, delle figure che operano sul mercato a volte sono previste dalle norme di legge, quindi non è previsto che possano essere bypassate. È un mercato che non ammette un'improvvisazione, è un mercato che rende necessaria una progettualità, rende necessaria una previsione di risorse e di obiettivi che devono essere predeterminati. È un mercato che in alcuni settori richiede un altissimo livello di consulenza professionale, specialistica, di tipo legale. Si parla del mercato americano come di un mercato ad alta litigiosità. C'è anche un problema relativo alle norme, sono delle norme legali dove certamente c'è the rule of the law, come si usa dire qui, cioè quindi comanda sicuramente la legge, ma è anche un mercato dove alcune normative europee che poi regolamentano anche il modo di fare impresa in Italia non riescono a trovare conciliazione con quello che è lo schema di norme che il sistema americano ha sviluppato e che sono figlie anche del sistema, diciamo, anglosassone, del sistema giuridico anglosassone. Quindi da qui la raccomandazione che l'approccio a questo mercato non sia determinato da un effetto di pull, quindi di essere attirati, trainati dentro il mercato, ma di essere sempre capaci di poter costruire appunto una strategia. E la strategia passa anche attraverso, se volete, una modifica nel business model che molto spesso ha caratterizzato anche le nostre piccole e medie imprese, cioè quella di essere produttori e poi di preoccuparsi di collocare sul mercato attraverso delle forme di intermediazione, agenti, procuratori di varia natura, distributori, concessionari e via di seguito, la propria produzione. Quello che sta emergendo dal mercato è una formula che definirei di partnership, cioè una più stretta, diciamo, collaborazione tra il fornitore di beni e di servizi tecnologici o anche di prodotti, diciamo, di largo consumo, con il soggetto che viene individuato in grado di poter costruire una espansione sul mercato. Espansione che necessariamente deve passare attraverso una certa gradualità,
deve passare attraverso l'identificazione di quelle aree del mercato americano che sono idonee o più idonee per il proprio prodotto, e una costruzione anche di strategie di prezzo, strategie di tutela anche della proprietà intellettuale. È un mercato su cui emergono dei valori, e qui poi chiuderò con il tema della sostenibilità. I nuovi valori per chi fa Made in Italy sul mercato americano sono certamente il riconoscimento, quindi una forte recognition della reputation del Made in Italy, che è quella del bello e ben fatto a tutti i livelli, ma forse comincia ad essere da considerare più di quanto sia stato fatto nel passato, bello, ben fatto e sostenibile. Sostenibile in un concetto molto ampio, che non è solo riferito ai temi della rispetto della natura, ma una sostenibilità anche di carattere sociale, una sostenibilità sociale riferita anche ai temi dell'inclusione, ai temi del gender. Sempre più il player americano, quindi quello l'intermediario, ma anche il consumatore vanno ad attenzionare gli aspetti che appunto caratterizzano oggi l'impresa nel suo complesso, di come interagisce con il mercato e con la società e con il contesto in cui opera, e quindi è necessario per le nostre imprese una revisione di quello che io chiamo lo storytelling. Peraltro una revisione che non dovrebbe essere difficile, siamo già un paese che gode di una elevata reputation per quanto riguarda alcuni temi della sostenibilità ambientale. Il mercato americano è consapevole, i consumatori, soprattutto quando viaggiano in Italia e vengono a fare i turisti o viaggiano per le grandi fiere, diciamo, della moda, del food, hanno sviluppato una piena consapevolezza del fatto che in Italia siamo riusciti a far coesistere l'impresa grande, artigiana, della meccanica, all'interno di contesti di rispetto del countryside, della campagna, della natura. E soprattutto sono consapevoli del fatto che anche le produzioni agricole godono di grandissima attenzione, di tutela, di protezione. Sono tutti aspetti che però dovremmo cominciare a considerare come parte dello storytelling, se vogliamo portare questi aspetti a diventare un plus, un fattore di competitività di cui già in un qualche modo godiamo, ma che dobbiamo assolutamente enfatizzare, dobbiamo assolutamente evidenziare. Un ultimo aspetto riguarda quello dell'Italian sounding, che da tutti naturalmente viene considerato come una grande minaccia ed costituisce sicuramente un grande problema. Tuttavia è anche il risultato di come il nostro lifestyle, la nostra produzione italiana, che si manifesta, come ho detto, in tantissimi settori, in particolare riporto il caso della Lombardia, abbia generato appunto questo spirito di imitazione da parte delle imprese locali. Per noi l'obiettivo è quello di passare anche a una fase di education del consumatore americano. Le nostre imprese devono avere una maggiore attenzione nel saper trasferire e comunicare queste peculiarità che ci riguardano, perché al momento in cui il consumatore americano, anche il player economico, industriale, che gioca come intermediario, si renderà conto del fatto che il prodotto all'interno di sé incorpora questi valori di cui abbiamo parlato, i valori della sostenibilità, sicuramente il problema dell'Italian sounding potrà rimanere lì, ma sarà sicuramente fronteggiato, perché sono queste inner qualities del nostro sistema produttivo che si faranno strada sul mercato americano del futuro. Io mi fermerei qui e naturalmente resto a disposizione per quanti poi vorranno avere dei chiarimenti. Grazie. Grazie mille, grazie davvero tante dottora Laspina per tutta questa panoramica che ci ha offerto, politico-economica del paese, quindi un aggiornamento, diciamo, ad oggi di cosa sta avvenendo nel paese. Ha lanciato anche tanti spunti davvero interessanti, mi riallaccio all'ultimo dove vede oggi tante delle nostre imprese interessate sul tema della sostenibilità, ma anche le nostre associazioni che stanno seguendo davvero da vicino questo tema, e quindi davvero grazie per tutti questi spunti. Io a questo punto lascerei la parola all'avvocato Daniele Ferretti, che ci porterà invece un pochino di più adesso abbiamo visto questa panoramica ed ora cerchiamo di capire come allora con il mercato americano è possibile
attivare un business proficuo per le nostre imprese, quindi quali sono le regole e quali sono proprio queste regole di engagement, no? che così si definiscono. Prima di passarle la parola però io volevo dare due indicazioni tecniche, perché ho già visto che c'è stata una domanda, ma una domanda tecnica e poi rispondiamo. Se ci fossero domande sui temi che stanno trattando i nostri relatori, potete farle nella modalità domande e risposte, e al termine della relazione anche dell'avvocato Ferretti cercheremo di dare risposta ai quesiti, e laddove non si riuscirà per via del fatto che magari la domanda richiede una risposta più articolata, ci renderemo parte attiva con i relatori di inoltrarla alle aziende che l'hanno fatta in un momento successivo. Lascio la parola all'avvocato Ferretti. Prego, avvocato. Grazie Paola e buon pomeriggio a tutti. Mentre carico la presentazione, intanto voglio cogliere l'opportunità di nuovo per ringraziare ICE, Confindustria Lombardia, per l'opportunità che si ripresenterà anche il prossimo 20 aprile, allorché esaminerò quelle che sono le norme più propriamente tecniche per avviare un'attività di impresa negli Stati Uniti, esercitare un business sia direttamente che indirettamente. Oggi, integrando quella che è già stata la ampia e puntuale trattazione del dottor La Spina, analizzerò, vi darò alcuni suggerimenti, alcuni insights su quelle che sono le norme per condurre effettivamente attività di impresa negli Stati Uniti, individuando quali sono le principali differenze a livello di approccio imprenditoriale, a livello culturale, a livello anche di modalità di fare impresa da un punto di vista di regole, che sono fondamentali da conoscere, da ricordare, per evitare quelli che sono errori comuni che le nostre aziende pongono in essere quando affrontano il mercato statunitense. Al mercato che è il principale al mondo, sul quale si fa benissimo business, in quanto gli insoluti sono estremamente rari, le capacità di conclusione degli ordini sono rapidissime. In generale, tutto quello che riguarda la modalità di conclusione di una trattativa è accelerata, e quindi questo consente a tutte le nostre imprese di... I prezzi sono mediamente molto più alti rispetto a quelli applicabili in Italia e in Europa, e tutto questo chiaramente incentiva lo sviluppo del business negli Stati Uniti. Tuttavia, spesso vengono compiuti degli errori che possono essere poi estremamente pregiudizievoli nell'andamento dei propri affari. Io sono un avvocato abilitato sia in Italia che a New York, da più di 15 anni mi occupo di internazionalizzazione d'impresa, in particolare negli Stati Uniti, e vi lascerò ovviamente la presentazione con tutti i miei riferimenti anche per eventuali domande o curiosità che dovessero emergere successivamente alla mia trattazione. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle tematiche che oggi andremo a trattare, ovviamente la mia attività si sviluppa da un punto di vista di consulenza e assistenza legale su quelle che sono le principali aree di interesse delle nostre imprese, quindi dalla contrattualistica d'impresa al societario, a quelle che sono le normative di lavoro, l'immigrazione con i relativi visti che sono necessari per svolgere attività di impresa negli Stati Uniti, la tutela della proprietà intellettuale, il contenzioso. Ecco, queste sono normalmente le aree di maggiore interesse. Alcune di queste saranno trattate il prossimo 20 aprile. Oggi però è importante focalizzarsi, come dicevo, sugli aspetti, su quelli che sono i cornerstone, cioè i fondamenti per esercitare effettivamente con successo un'attività di impresa. Da dove partiamo? Io ho creato questa prima slide riprendendo un manifesto di San Paolo del Brasile nel 1886, proprio per segnalare che se non si presta l'opportuna attenzione nelle modalità di fare correttamente impresa negli Stati Uniti, si rischia di dilapidare una fortuna che l'ordinamento statunitense può offrire. Perché? Perché noi abbiamo una ottima reputazione come italiani per tutto quello che riguarda il food, il fashion, la furniture. No, noi siamo noti appunto per le tre F, ma soprattutto per la meccanica industriale. Circa il 30-35% delle nostre esportazioni negli Stati Uniti riguardano macchinari e impianti industriali. La nostra ingegneria è estremamente ricercata e di grandissimo livello.
Tuttavia facciamo fatica e a volte siamo visti con diffidenza per tutta una serie di atteggiamenti in parte culturali e di luoghi comuni che spesso sono errati, che rendono le nostre modalità di fare impresa negli Stati Uniti poco compatibili con quelle degli statunitensi. Questo comprende una scarsa conoscenza delle esigenze del sistema statunitense, una scarsa propensione come italiani più in generale come europei al rischio di impresa, una tendenza a voler eludere talvolta le normative pensando che le mezze verità possono contare negli Stati Uniti come verità, oppure che il non dire sia consentito, quando in alcuni stati addirittura il non dire è considerato come un illecito, propensione a escludere l'insorgenza di problemi, a volte un'approssimazione nella gestione degli aspetti formali delle trattative, dove per formale non intendo la giacca e la cravatta. Gli americani sono molto poco formali, l'avrete visto nelle fiere, generalmente in giacca e cravatta sono quasi soltanto gli avvocati, ma inteso come cura formale degli adempimenti, a partire dalla contrattualistica, ad esempio per quanto mi riguarda, e nella rendicontazione delle attività da porre in essere. Lentezza dei processi decisionali, questo è un elemento che per gli americani è estremamente negativo, e modalità di comunicazione, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza post vendita. Quello che conta negli Stati Uniti, più che il prezzo del servizio, il prezzo del bene o del servizio che viene fornito, è la tempestività. Quindi l'avere una presenza in loco spesso fa la differenza, anche semplicemente poter avere un numero di telefono a disposizione per rispondere a un consumatore che chiede la domanda più banale sul vostro prodotto o servizio, per gli statunitensi è un elemento di favore e estremamente competitivo per voi. Quindi bisogna modificare quello che è l'approccio strategico ed esecutivo al business, e bisogna farlo conoscendo appunto alcuni pilastri fondamentali della cultura statunitense, la prima delle quali è appunto, vedete, risalente al 1748, quindi si parla di XVIII secolo, da noi c'era la riscoperta dell'illuminismo con Cesare Beccaria e della cultura ellenica. Gli americani enunciavano già un principio che è rimasto nella storia statunitense, per cui time is money, non farmi perdere tempo, perché Benjamin Franklin aveva già individuato quelle che sarebbero state successivamente i punti fondamentali, no, dello sviluppo dell'ordinamento. Individuiamo quali sono quindi le principali differenze e le analogie. Ovviamente noi percepiamo molte analogie, perché durante i nostri viaggi, perché guardando la televisione, il cinema, le serie televisive, i loro modi di fare, che per quanto riguarda anche la gioia di vivere, no? Il modo di socializzare è molto simile a quello italiano. Ovviamente siamo molto più vicini da questo punto di vista alla cultura occidentale americana piuttosto che a quella orientale in generale. Tuttavia ci sono delle differenze sostanziali a livello operativo che a volte rendono più il nostro ordinamento simile a paesi filo orientali che a paesi filo occidentali come gli Stati Uniti. Non soltanto in termini, ad esempio, di costituzioni di società, dove non sono richieste normalmente licenze, come invece dobbiamo ottenere in Russia, in Cina, in altri ordinamenti orientali. Negli Stati Uniti, salvo che in determinati settori regolamentati, quello ingegneristico, quello della conduzione dei ristoranti, la vendita di alcolici, eccetera, normalmente le licenze non sono richieste per avviare un'attività di impresa, e si riesce a creare una società in alcuni giorni di calendario senza necessità di recarsi fisicamente negli Stati Uniti. Si fa tutto da remoto con l'assistenza di un avvocato. Quindi ci sono delle differenze sostanziali di cui parleremo il 20 aprile. Iniziano però anche a livello quotidiano, ci sono alcune differenze, molte delle quali note, probabilmente l'ultima non vi è nota, ovvero il fatto che mentre in Italia si utilizza il contante, ma soprattutto nelle transazioni commerciali, i bonifici, negli Stati Uniti lo strumento principale di pagamento sono gli assegni cartacei. Assegni cartacei che vengono spediti per posta per valori
a volte che superiori al milione di euro, anzi spesso superiori al milione di dollari. E questa è la normalità. Poi gli assegni vengono presi, vengono passati in una apposita macchinetta che li scannerizza e l'accredito viene immediatamente diventa immediatamente visibile sul conto in banca. Ecco, questa è sicuramente una delle principali differenze che forse a voi non era nota ad oggi. Però negli Stati Uniti l'assegno è lo strumento principale di pagamento, non per 1.000, 10.000 o 50.000 dollari, ma spesso per svariati milioni di dollari anche, spediti per posta. Le maggiori differenze riguardano però gli aspetti giuridico-legali. Gli aspetti giuridico-legali che sono derivazione di un sistema culturale estremamente diverso dal nostro, in cui, come vi dirò più diffusamente in prosieguo, il ruolo del privato assume una sorta di egemonia, una sorta di predominanza, di prevalenza, addirittura sulla stessa legge. Voi pensate che, nonostante la normativa negli Stati Uniti sull'antidiscriminazione è capillare e dettata a livello federale, alcune scuole private che non ricevono sovvenzioni pubbliche possono decidere nella loro autonomia privata di discriminare per motivi di sesso, razza, religione, lingua o altri motivi. Questo negli Stati Uniti, paese estremamente liberale, è consentito perché l'autonomia privata è sovrana. E su questo ci ritornerò, perché se voi non capite questo aspetto farete estrema difficoltà a operare negli Stati Uniti e a condurre efficacemente gli affari. Le differenze dove insistono quindi? In primis nella presenza delle giurie, e anche queste sono una forma di espressione di egemonia privata. Le giurie decidono a volte contrariamente da un punto di vista formale rispetto a quello che dice la legge, cioè quello che magari un giudice deciderebbe in un senso, una giuria può decidere in un altro, sulla base di motivi personali, di simpatia, di interpretazione soggettiva. Anche questa è espressione di una forma di giustizia e di gestione degli aspetti giuridico-legali dell'ordinamento statunitense estremamente diverso dal nostro, in cui il giudice ha un'autonomia assoluta. Sono diverse modalità di formazione del diritto, ci ritorneremo, è estremamente capillare l'uso del contratto, che da noi è uno strumento pressoché desueto, in quanto intanto in Italia è principalmente appannaggio di commercialisti, ovvero di notai, quindi gli avvocati sugli aspetti contrattuali spesso non entrano neppure, no, nella nostra pratica quotidiana. Negli Stati Uniti questo è invece la quotidianità, la base dell'attività di ogni giorno. Vediamo quindi più in dettaglio quali sono le principali differenze. Qui ho inquadrato 5 macro aree, partendo appunto da fattori storici e culturali fino ad arrivare alla differente visione imprenditoriale. Da un punto di vista di fattori storici e culturali, noi abbiamo l'abitudine, partiamo da una concezione per la quale abbiamo uno Stato che ci protegge e vi è una sorta di predisposizione di normative base che il privato non può decidere di derogare, perché lo Stato pone dei limiti minimi che ci garantiscono. Negli Stati Uniti, inoltre, ecco, noi abbiamo una tendenza al risparmio, abbiamo scarsa propensione al rischio e facciamo negoziazioni prudenti e poco dirette. Anche l'aspetto dell'approccio alla negoziazione è molto diverso negli Stati Uniti. Gli americani amano le persone che sono molto dirette, che si presentano, non amano i filtri, le introduzioni attraverso parti terze, a cui invece noi siamo più abituati, perché è espressione di influenza e di potere. E ricordate sempre che negli Stati Uniti l'influenza e il potere genera rispetto. Chi genera rispetto ha successo in questo ordinamento. Ok, questo è molto importante da ricordare. Negli Stati Uniti, appunto, come vi accennavo, l'intervento statale è limitato, la libertà privata è estremamente più ampia, c'è ampia propensione all'investimento e al rischio, le negoziazioni sono più aggressive e molto dirette. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, sapete che l'ordinamento è federale, quindi ci sono normative che vengono disciplinate a livello comune nei 50 stati, tutto quello che è essenzialmente di interesse pubblico, dal diritto fallimentare al diritto doganale all'immigrazione,
Tutto quello che invece riguarda l'aspetto privato è propriamente di competenza statale, tra questo ovviamente la contrattualistica, il diritto di famiglia, il diritto delle successioni. La fonte principale del diritto non è il codice, ma è la giurisprudenza che poi viene compendiata in raccolte quali digesti oppure restatement oppure statutes, quindi vere e proprie leggi che servono ovviamente per ragioni di certezza, per facilitare la consultazione. Però la fonte principale è appunto la giurisprudenza, non è il legislatore. Sappiamo che i risarcimenti negli Stati Uniti, a differenza di quello che si verifica in Italia, sono elevati, non ci sono le giurie in Italia nei processi civili, non vi è un sistema accusatorio, le attività giudiziali si svolgono in aula. Negli Stati Uniti la litigiosità è particolarmente elevata, le giurie possono liquidare anche danni estremamente ingenti. I danni si dividono in due categorie, compensatory e non compensatory. I non compensatory includono anche eventualmente i punitive damages che possono rappresentare una moltiplicazione di quello che è il danno emergente che può assumere una valenza estremamente importante per le vostre tasche. Le attività poi si svolgono soltanto parzialmente in aula, cioè solo la fase finale del processo ha luogo, cioè il trial ha luogo effettivamente in tribunale. Ci sono tutta una serie di attività precedenti, di discovery, di deposition, interrogatories che si svolgono prima delle aule del tribunale. Le spese pertanto negli Stati Uniti, soprattutto in ambito legale, sono estremamente più alte rispetto all'Italia. Come vi accennavo, anche da un punto di vista professionale le figure sono diverse, il notaio è una sorta di segretario comunale, si limita essenzialmente a accertare l'identità delle persone. L'avvocato non è colui che propriamente fa il contenzioso, fa anche il contenzioso, ma negli Stati Uniti l'avvocato è il tax lawyer, chi si occupa di fiscalità, chi si occupa di contrattualistica, colui che assiste a 360 gradi effettivamente le aziende e i loro amministratori. Normalmente è anche una sorta di rainmaker, quindi genera affari, conclude trattative, le conduce in proprio per conto del cliente, no? Avete visto sicuramente tutti i vari film e le serie televisive sugli avvocati. Da ultimo, ecco, e prima di passare all'aspetto, ripeto, principale che vorrei che rimanesse all'esito di questa mia presentazione, una diversa percezione del rischio. In Italia noi siamo molto attenti, abbiamo, non so, questa sensibilità estremamente elevata per gli aspetti di carattere fiscale. Negli Stati Uniti invece il rischio principale è di natura legale, proprio per la struttura del sistema, proprio per l'esistenza di alcune tipologie di danno, in primis i punitive damages, che possono portare risarcimenti da poche centinaia, decine o centinaia di migliaia di dollari fino anche a alcuni diversi svariati milioni. Da un punto di vista di approccio, ve l'ho già accennato, ma richiamo in questo caso anche un articolo del Financial Express, American are risk takers, quindi amano e vanno d'accordo con chi si mette in gioco, e questo è anche frutto della loro cultura, della loro origine, no? Sappiamo che gli Stati Uniti sono un popolo di emigranti che insoddisfatti o comunque incapaci di trovare nel loro paese di origine un futuro, decidono di andare alla ricerca del mondo nuovo e allora di creare un sistema in cui il privato ha egemonia sul pubblico, in cui tutto quello che rappresenta il loro sforzo, quindi il mettersi in gioco, andare oltreoceano, cambiare vita, rappresenta una sorta di masterpiece della loro cultura. Ecco, questo dobbiamo tenerlo a mente per capire effettivamente come loro ragionano e che tipo di approccio viene apprezzato. Quindi essere competitivi, essere decisi a sostenere gli argomenti alla base delle proprie posizioni, focalizzarsi sulle aree di disaccordo per prevalere e concentrarsi su un problema alla volta. Da ultimo, ecco l'accenno all'importanza, anzi una spiegazione più ampia sul tema dell'autonomia privata di cui vi ho fatto cenno. Vedete già intanto come negli Stati Uniti la spesa per consulenti sia circa quasi 6 volte quella propria dell'Italia. Questo proprio in funzione di quello che vi dicevo prima,
il privato può essere padrone del proprio futuro. Io in queste slide vi ho rappresentato quelle che sono essenzialmente le differenze fra i sistemi di formazione delle norme negli ordinamenti di civil law e di common law, e come pertanto si differenziano le aree di libertà e le aree di autonomia privata. Vedete, in Italia partiamo da un codice civile o dalle leggi che impongono una serie di divieti, talvolta molto ampi, anche in settori dove all'estero spesso non vi è alcun tipo di regolamento. Non parlo degli aspetti giuslavoristici, ma pensate ad esempio ai contratti di locazione, che prevedono delle durate predeterminate che non possono essere derogate. All'estero e negli Stati Uniti questo è inconcepibile. Se voi prendete un contratto di lease negli Stati Uniti, sono a volte 50-60 pagine, ad esempio su New York, in cui il landlord, ovvero il proprietario, ha qualunque tipo di diritto e il conduttore non ha nessun tipo di diritto. I sistemi si rovesciano e vedete che essenzialmente nei nostri ordinamenti l'autonomia privata è circoscritta a un confine molto limitato. E il privato, tra l'altro, vedete la figura sulla destra, è diciamo un notaio. Il privato può muoversi in completa autonomia solo raramente. Se prova a rompere la catena, quindi a derogare alla legge, si ricade nelle nullità. Negli ordinamenti common law, in particolare negli Stati Uniti, il legislatore pone sì alcune norme che spesso sono basilari, quindi vedete qui c'è soltanto un divieto, di qua ce ne sono sei, norme che generalmente riguardano i rapporti con il pubblico, dopodiché il privato è ambivio, o decide di autoregolamentare i propri rapporti, nel qual caso si aprono scenari molto più vantaggiosi rispetto a quello che si verificherebbe laddove il privato decide di non regolare il proprio rapporto e prevedere quello che assoggettarsi a quello che prevede la legge. Questo è svantaggioso perché? Perché la legge, quando interviene, pone delle norme spesso peggiorative. Pensate che negli Stati Uniti lo UCC, in materia di garanzia per vizi su beni e prodotti, prevede come termini generali 4 anni, termine che è estremamente più ampio di quanto previsto a livello italiano, l'articolo 1495 del codice civile, per le garanzie nei rapporti B2B, appunto un anno di garanzia, 8 giorni per la denuncia del vizio. Negli Stati Uniti sono 4 anni per legge. Il privato però che cosa può fare? Può ridurre da 4 anni a 1 anno il termine di garanzia, ma lo deve fare in via attiva. Se non lo fa, ricade nella disciplina generale. Se io ho un distributore negli Stati Uniti e in un contratto di distribuzione, fra le varie clausole, non prevedo una disposizione che espressamente esclude dei diritti dei distributori al momento dello scioglimento del rapporto, il distributore invocherà la cosiddetta causation doctrine, ovvero dirà che potrà avanzare una richiesta di risarcimento nei miei confronti per aver cosiddetto procuring cause, aver creato un avviamento in favore della mia azienda italiana negli Stati Uniti. Avrà diritto essenzialmente a un'indennità di fine rapporto alla stregua di quella che aspetta alla gente in Italia, in più generale in Europa. Come faccio a evitare questo? Devo fare un contratto in cui escludo questa norma. Vedete, la normativa che si applica in essenza di intervento privato è peggiorativa rispetto a quella che il privato può decidere di applicare al proprio rapporto. Si rovescia completamente la modalità di gestione degli affari privati. E chi non lo fa, ripeto, viene soggetto a normative spesso pregiudizievoli. Quindi bisogna partire da questo principio per cui negli ordinamenti di common law, se non si regolamenta il proprio rapporto, si corrono rischi estremamente maggiori rispetto a quelli che io potrei avere laddove decidessi di farlo in autonomia privata. Questo è qualcosa che è difficilmente concepibile per appunto un italiano, più in generale un soggetto, un imprenditore che è abituato a ragionare su norme di codice civile che si applicano senza necessità di un richiamo, che non c'è bisogno di escludere soprattutto. Ma l'ordinamento americano è un ordinamento diverso, quindi voi che decidete di fare impresa dovete decidere che strada prendere. O non regolamentate i vostri rapporti e allora rischiate di ricadere nella disciplina peggiorativa, oppure decidete di farlo e potete disciplinare liberamente il vostro rapporto e fare
del vostro futuro quello che voi decidete di fare. No, da un certo punto di vista questo è un sollievo per molti imprenditori che sono legati in Italia da normative molto restrittive. Pensate che negli Stati Uniti la libertà si spinge al punto tale da poter derogare i termini di prescrizione. In Italia l'articolo 2936 del codice civile li esclude la possibilità di derogare i termini di prescrizione in via pattizia. Sono 5 anni per responsabilità extracontrattuale, 10 contrattuali. Negli Stati Uniti si possono derogare. Pensate addirittura che negli Stati Uniti, poi con questo concludo, i cosiddetti bails bondsmen, ovvero coloro che pagano le cauzioni per i soggetti che vengono incriminati, vengono sottoposti a misura restrittiva o incarcerati, laddove la cauzione da pagare sia particolarmente elevata, in alcuni casi milioni di dollari, concludono degli appositi accordi con le persone che fanno uscire di galera, prevedendo dei waiver, ovvero delle rinunce da parte del soggetto interessato a dei diritti fondamentali di cui altrimenti disporrebbe, per cui si può legittimare che il bails bondsman possa incaricare dei cosiddetti bounty hunter, cioè degli scagnozzi per intenderci, a andare a cacciare questa persona laddove non si rendesse reperibile, a entrare a casa sua, a poterla sequestrare, a poterla picchiare e addirittura anche ovviamente a sottrargli il passaporto. Fino a qua si spinge l'autonomia privata. Ora questo è un esempio estremo, però secondo me fa il caso nostro per consentirvi di ricordare l'importanza di questo elemento. Per cui, vedete, in questa slide finale c'è la giustizia che è in bilico su quella che è una presenza di una giuria, di un'autonomia privata, che è trattata alla stregua di una sorta di Dio che può addirittura violare la legge, no? A volte gli americani fanno riferimento al concetto di autonomia privata come al Dio greco che consente di violare la legge, di rompere la legge. E tutto questo proprio in funzione di un'evoluzione culturale, di una storia di popolo che decide di rompere col passato, di non accettare quelle che erano le imposizioni dell'epoca, di correre un rischio di entrare in un nuovo mondo e di costruirsi un futuro sulla base di regole autodettate da loro. Pertanto, vedete, chi riesce a poi avvalersi di un esperto del diritto che lo possa assistere, no, nella propria attività, ha un grado di proiezione di successo e di fortuna che è esponenzialmente maggiore rispetto a colui che non conosce queste normative, pensa che le normative di civil law possano applicarsi negli Stati Uniti, cosa che ovviamente non è vero, oppure di gestire gli affari come lo fa in Italia. Questo è importante perché ovviamente la tutela dell'investimento, la tutela del vostro business deve essere, ma non solo la tutela, la valorizzazione, perché attraverso una consulenza adeguata da parte dei professionisti che conoscano entrambi gli ordinamenti, che sappiano rappresentarvi le differenze, a volte anche banali. Pensate, negli Stati Uniti un director non è quello che noi concepiamo per amministratore, a volte anche le differenze linguistiche, idiomatiche fanno la differenza. Però la consulenza vi può consentire di accelerare la crescita, di ottimizzare i vostri risultati su questo grandissimo mercato. Vi ringrazio e resto a disposizione per eventuali curiosità o domande che abbiate. Grazie mille Avvocato Ferretti per questi suggerimenti che ci ha dato per il business, culturali per il business sul mercato americano, molte, molto interessanti. Ora, se ci sono domande, è il momento di potete scrivere qualche domanda se ritenete di dover fare, avete delle curiosità magari da porre ai nostri relatori. Io nel frattempo rispondo a una domanda tecnica che è pervenuta sulla disponibilità della registrazione di questi webinar. La stiamo valutando con con Confindustria Lombardia, ma credo che verranno resi disponibili per tutti i partecipanti a questo ciclo di incontri.
però ve ne daremo conferma nei prossimi giorni, al più tardi al prossimo incontro di mercoledì prossimo. Allora, se non ci sono domande, io magari faccio una domanda alla dottora La Spina, una domanda che mi incuriosisce un po' sul tema dell'e-commerce. Ha accennato che l'e-commerce nel periodo pandemico ha avuto una crescita esponenziale, quindi l'utilizzo dei sistemi elettronici. Spesso l'e-commerce viene visto come strumento utile solo per quelle aziende che hanno un prodotto finito da proporre al mercato. Invece mi pare di aver capito dalla sua esposizione che l'e-commerce ha avuto una crescita anche per il B2B, quindi non solo per il B2C. Ecco, volevo chiederle se è così, quindi anche per le aziende che non vendono al consumatore finale, ma vendono a una, diciamo, a un'altra azienda, quindi a un B2B, se lo strumento dell'e-commerce sta diventando importante anche per questa categoria di imprese. Deve aprire il microfono, dottore. Mi sentite ora? Certo, grazie. Allora, secondo me va considerato il fenomeno dell'e-commerce all'interno di tutto il fenomeno digitale. Molto spesso si è portati a pensare all'e-commerce come all'acquisto che un qualsiasi consumatore realizza dopo aver visitato il negozio della grande boutique di moda e poi magari si sposta di 100 metri, prende il caffè, si siede, il cappuccino e quindi questo meccanismo, diciamo, della vita quotidiana. In parallelo con questo tipo di aspetti della vita quotidiana si sviluppa quello che appunto è il commercio digitale, che è favorito in alcuni paesi dalle facilità di consegna, dal sistema della logistica, dal trust che si instaura tra il fornitore e il richiedente. Cioè, sono tutti aspetti di una cultura che è, come abbiamo visto anche dall'intervento dell'avvocato Ferretti, ha le sue peculiarità. E quindi anche per quanto riguarda meccanismi, diciamo, di approvvigionamento, chiamiamolo, sulle piattaforme digitali, anche in questo gli Stati Uniti sono molto più avanti. È chiaro che si tratta di distinguere da parti, componenti, da dispositivi che sono standardizzati e che possono essere, diciamo, acquisiti attraverso questo sistema di approccio, diciamo, digitale, quindi di e-commerce, quindi di B2B, ma si tratta anche di considerare che questo è reso possibile da questa peculiarità che il mercato presenta. E insisto, il trust è una delle cose che caratterizza questo mercato e quindi sia il fornitore che l'acquirente si avventurano su dei livelli, diciamo, di interazione che magari su altri mercati non sono possibili. D'altra parte, una delle come dire, caratteristiche che ha permesso lo sviluppo dell'e-commerce per quanto riguarda i beni di consumo è stato, diciamo, la facilità dei pagamenti, la disponibilità di sistemi di pagamento di plastic money e quindi di carte che favoriscono questo meccanismo. Cioè, la facilità di accesso a questo meccanismo ha fatto sì che fosse anche facile poi sviluppare questi livelli di e-commerce a tutti i livelli. Quindi si confermano, certo. È chiaro che su questi aspetti dell'e-commerce bisogna evidenziare l'aspetto del fatto che non esiste il business cross border, cioè il prodotto per essere immesso nella circolazione dell'e-commerce deve essere assolutamente prima nazionalizzato e poi può godere, diciamo, di queste piattaforme digitali. Nello specifico vorrei portare un caso.
Noi abbiamo firmato per la prima volta un accordo e una collaborazione che sta andando avanti con il più importante player della vendita digitale di vino, si chiama wine.com, un accordo molto articolato, molto interessante, che sta portando anche alla realizzazione di seminari e quindi di distribuzione di informazioni sul mercato per quanti sono interessati. Ha però questa caratteristica, cioè wine.com nella propria piattaforma inserisce solo dei vini italiani che hanno la distribuzione sul mercato americano garantita da due punti, almeno due punti di distribuzione, perché l'obiettivo è di far pervenire il vino entro due giorni dall'ordine. E quindi devi essere già con un distributore. La novità che abbiamo introdotto è che durante questo periodo wine.com condurrà una selezione sulle aziende che hanno fatto l'adesione a partecipare a questo progetto. Alla fine di questo esercizio ci saranno 35 nuovi vini sulla piattaforma di wine.com e 15 spirits, perché avranno il tempo di poter identificare un distributore e quindi per loro scatterà automaticamente l'inserimento nella piattaforma. Questo accade per una miriade di prodotti. Quindi, non potendo farsi il cross border, perché il prodotto, per le ragioni che sono state evidenziate, deve essere inserito sul mercato americano e deve essere, come dire, circondato di una tutela del consumatore, dell'end user. Deve essere facilmente identificabile sul mercato americano chi è il responsabile di quel prodotto per qualsivoglia aspetto che riguardi il consumo e riguardi il consumatore. Quindi e-commerce, come dire, con prospettive importanti, riteniamo che per molti players, soprattutto nel settore dei beni di consumo, questi due canali lavoreranno assieme per i prossimi 10 anni, e per arrivare, secondo alcuni esperti, a un bilanciamento 50-50, perché comunque su alcuni settori il digitale non sarà in grado di soppiantare quello che è, diciamo, la vendita che si fa normalmente di tipo fisico, la vendita, diciamo, offline. Grazie, grazie mille. Nel frattempo non sono arrivate altre domande, allora faccio una domanda anche all'avvocato Ferretti. Una cosa che suggerirebbe a un imprenditore che si approccia al mercato americano, una cosa da fare necessariamente e una cosa da non fare, cosa suggerirebbe così? Abbiamo tanti imprenditori collegati. Certo, certo. Grazie per la domanda. Intanto una parola, ecco, sull'e-commerce, è uno strumento di grande crescita e che può essere utilizzato anche da remoto senza particolari adempimenti per quanto riguarda le nostre imprese italiane. L'unico aspetto, o meglio, forse l'aspetto principale a cui prestare attenzione è che negli Stati Uniti esiste una normativa, appunto, a tutela dei soggetti portatori di disabilità, l'Anti-Disability American Disability Act, per cui talvolta se il sito internet, soprattutto quelli di e-commerce, non è parlante, cioè non consente a soggetti con magari una scarsa capacità visiva, uditiva, eccetera, di essere effettivamente leggibile da parte del disabile, ci possono essere delle contestazioni che comportano l'applicazione di sanzioni anche pesanti. Ecco, questo è qualcosa che in Europa, quantomeno in Italia, non è ancora implementato. Negli Stati Uniti esiste già, quindi si dice don't risk an ADA lawsuits, non rischiare un Anti-Disability Act lawsuits causa per, e pertanto adegua il tuo sito internet per consentire che sia parlante. Ecco, per quanto riguarda la domanda, il suggerimento è cosa fare, è senz'altro essere trasparenti, essere corretti da un punto di vista di business. E questa è la garanzia, secondo me, migliore per tutti coloro che vogliono fare affari negli Stati Uniti. Cioè, non abbiamo, o raramente capita, che il nostro interlocutore sia un soggetto poco credibile che ci fa perdere tempo oppure che sta cercando di aggirarci, perché tutto il sistema è improntato sia da un punto di vista giuridico, ma direi anche da un punto di vista morale, è improntato in modo tale da evitare che questo si verifichi, perché loro vogliono tutelare, preservare e salvaguardare il business e sanno che coloro che si comportano in modo poco trasparente
o furbo nel senso negativo del termine, rischiano di rovinare questo meccanismo perfetto che loro hanno creato. Quindi evitare le mezze verità, le falsità, evitare ovviamente anche comportamenti che possono destare sconforto oppure ecco che possono dar luogo a poca chiarezza. Esatto, poca chiarezza, ma anche il rispetto almeno formale delle regole per loro è estremamente importante. Quindi la serietà nel fare business è, ripeto, nel contempo una garanzia, però deve essere anche un vestito che l'imprenditore deve mettere, deve rispettare la parola. Se si fa perdere tempo alla nostra controparte, rischiamo di essere convenuti in giudizio. Da noi la responsabilità precontrattuale è contemplata dal codice civile. Il problema è che i giudici al limite liquidano un rimborso spese. Negli Stati Uniti può costare estremamente cara fare mesi di trattative e poi alzarsi dal tavolino e andare via perché si è scherzato. Questo non è consentito negli Stati Uniti. Chi fa così viene escluso dal mercato, ma da qualunque tipo di mercato. Anche se voi pensate anche semplicemente all'industria cinematografica, che non è propriamente il business che intendiamo noi, però i vari Weinstein o i vari Kevin Spacey che sono stati coinvolti in scandali, là sono usciti completamente dal panorama, dall'orizzonte. Noi invece abbiamo questa abitudine alla redenzione, per cui tempo fa, alcuni mesi fa, nel 2021, ho visto che Kevin Spacey era sul set a Roma con tutta la gente che lo fotografava e voleva prendere selfie come il grande divo, perché si vengono a riciclare in un paese in cui appunto c'è un meccanismo di redenzione perché si comporta male. Nel business americano questo non è consentito, sei fuori, però è nel contempo la garanzia che il tuo interlocutore è un soggetto serio e affidabile. Grazie avvocato. Nel frattempo è arrivata anche una domanda, credo che, ma non lo so, la rivolgo a lei, poi vedete voi. Allora, come gestire il prezzo formulato al cliente in dollari in caso di peggioramento del cambio euro-dollaro superiore al 10%? Si può prevedere contrattualmente forse questo, no? Assolutamente sì, si ritorna a quello che dicevo in precedenza, cioè l'autonomia privata consente di poter regolare liberamente questi aspetti, anche l'importo degli interessi, ad esempio, sui eventuali ritardi di pagamento. Altra novità, negli Stati Uniti gli interessi di pagamento non si applicano, gli interessi moratori non si applicano in via automatica come in Italia, in virtù di quanto previsto dal decreto legislativo 231. Devono essere previsti contrattualmente e la parte può anche stabilire in che ammontare. Ha la libertà di stabilire anche quello. Ci sono le cosiddette le leggi anti-usura, però sono normalmente sopra il 16-18%, tassi di interesse molto elevati, ecco, che possono essere ritenuti usurari. Quindi sì, l'autonomia privata può prevedere questo, può prevedere liberamente pagamenti in valuta straniera, in valuta non americana o altri sistemi di gradimento, insomma. Perfetto, molto bene. Allora, non vedo altre domande, quindi considerato anche l'orario siamo stati puntualissimi, quindi entro le 18 chiudiamo in questo momento. Io do appuntamento a tutti i nostri partecipanti per mercoledì prossimo, 6 aprile, alle 16:30 con il secondo incontro, opportunità di business per le imprese negli Stati Uniti, quindi entreremo un pochettino più nel dettaglio del fare business negli Stati Uniti e avremo con noi il dottor Antonino Laspina. E modererà i lavori la collega di Univa, Unione Industriale di Varese, la dottoressa Lucia Florenzano. Io saluto tutti, ringrazio ancora l'agenzia ICE, l'ufficio ICE di New York, il dottor Laspina, lo studio Rödl & Partner in Italia, l'avvocato Daniele Ferretti e tutti i partecipanti e arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Arrivederci.